salve amici e benvenuti anche oggi per un nuovo video su Diablo 4. Oggi sono con lo sfondo vero, non so perché, OBS fa le bizze e se metto lo sfondo trasparente va tutto a 2 frame al secondo. Ma lasciando perdere i miei problemi tecnici, oggi parliamo di un argomento che per i pro player, i più veterani, sarà banale, ma invece sarà fondamentale per i nuovi. Ma occhio che in questo video vi do anche un super insight e consiglio anche per i veterani su qualcosa che forse non sapete, su come funziona lo scaling degli oggetti e soprattutto dei breakpoint quando upgradate un oggetto dal fabbro e scavalla certe cifre di potenza di oggetto. Ma prima cominciamo dalle cose più semplici. Quando tutti voi cominciate a giocare Diablo 4 e di default guardate le descrizioni degli oggetti, fondamentalmente vedrete qualcosa del genere, ovvero vedrete tutte le descrizioni degli oggetti con i vari valori, no? Vita massima, 1100, riduzione dei danni subiti 12,5, eccetera eccetera. E probabilmente, forse, vi chiederete, se appunto non siete esperti, se questi roll, diciamo, se queste statistiche sono delle buone statistiche o delle brutte statistiche. Cioè vi chiederete, ma poteva essere meglio di così o peggio di così? E soprattutto, forse, vi chiederete, nei poteri leggendari, se quei valori o quelle durate possono essere migliori o qual è il massimo, quello che si suol dire nel gergo, qual è il max roll, il roll massimo di quell'oggetto, di quella statistica. Ecco, questo in realtà lo potete sempre sapere, perché ci sono un'opzione, che in realtà sono due opzioni, perché c'è anche qualcosa per il compare degli oggetti, appunto nelle opzioni di gioco, che di base sono disattivate. E quindi voi dovete subito attivare i tooltip avanzati. E come si fa? Molto semplice. Si va nelle opzioni, si va nelle dinamiche di gioco e qui troverete confronto descrizione avanzato e soprattutto descrizioni avanzate. Le attivate, salvate le modifiche e la vostra vita cambia, perché in questo modo saprete esattamente tutto degli oggetti che state droppando. Infatti, in questo modo avete il range esatto di tutti gli oggetti, di quello che potevano rollare. Quindi qua, per esempio, scopro che questa chest, quindi questo corpetto, vita massima, poteva rollare tra 537 e 1164, ha rollato 1120, quindi molto molto bene. Questo vi aiuta ovviamente a valutare bene gli oggetti, capire quali statistiche potete comunque migliorare o quali in realtà sono già al massimo. Ma la cosa più importante di tutte in realtà non è tanto sulle statistiche e gli affissi degli oggetti, ma sui poteri leggendari, sugli aspetti leggendari. Questo perché potete vedere anche il roll degli aspetti leggendari. E se fate un max roll, anche magari a livello basso, a livello 30, a livello 40, quell'oggetto assolutamente lo dovete tenere da parte, o meglio, potete estrarre il potere leggendario col roll massimo e ve lo dovete tenere, non lo dovete assolutamente usare all'inizio del gioco. Perché dovete sapere che gli aspetti leggendari, nella maggior parte dei casi, anche se poi, andando avanti nel gioco, vengono droppati oggetti più alti di rarità, quindi quelli sacri e quelli ancestrali, in realtà negli aspetti leggendari, la maggior parte dei casi, non cambia niente. Cioè, potete avere un max roll anche su un oggetto di livello 30 leggendario, identico a quello ancestrale di livello 80. Quindi sui max roll degli aspetti leggendari assolutamente teneteli da parte per, diciamo così, la build finale o comunque qualcosa sopra livello 70. Non usate un max roll magari sull'arma di livello 30, sarebbe uno spreco incredibile. Ma con le opzioni che abbiamo attivato c'è anche la comparazione avanzata, e questo cosa ci permette di fare? Quando appunto comparate, vi spunteranno anche le proprietà perse con l'impiego, quindi con l'eventuale scambio. Quindi ad occhio subito capite cosa state perdendo e cosa state guadagnando. Quindi tra i range dei roll, delle varie statistiche e questa comparazione avanzata, potete anche, se non siete super esperti di questo genere, insomma, mettervi in una posizione migliore rispetto a non avere queste opzioni attivate. Ma ora parliamo invece di una cosa molto più, tra virgolette, complessa o comunque quasi segreta, perché l'hanno scoperta questa cosa dei breakpoint quando si fanno gli upgrade degli oggetti, ma non c'è scritto da nessuna parte del gioco. Fondamentalmente, quando voi andate dal fabbro
e alzate il livello degli oggetti, per dire adesso io ce li ho tutti a 5, e se andiamo a vedere, per esempio, questo oggetto è potere oggetto 700 più 25. Ogni pallino, ogni rombo, ogni upgrade che fate è un più 5 di item level. Ecco, ci sono dei breakpoint durante il gioco che, se vengono superati con gli upgrade, di fatto fanno salire di tier l'oggetto e l'upgrade dei singoli affissi sale di un valore molto più alto. In realtà fondamentalmente rerollano di fatto tutti gli affissi, ma tendenzialmente vanno verso l'alto, anche se potreste avere anche la sfiga di un minimo roll quando si supera questo breakpoint. Ora vi faccio vedere tutta la lista dei breakpoint, appunto degli item level, del livello degli oggetti, ma quello che vi interessa di più di tutti ovviamente è l'ultimo, perché diciamo che fino al 50 voi cambiate spesso tanti oggetti e dopo il 50 effettivamente cominciate a trovare oggetti tra il 600 e il 700 e poi tendenzialmente sopra il 700. E il breakpoint finale del gioco, quello più importante di tutti, è 725. Bene, nel frattempo mi sono disconnesso dal gioco. Si era sconnesso il router. Ma che bello! Ora rientriamo e continuiamo. Vi faccio ammirare un secondo la bellezza di questa skin transmog che, insomma, ormai le ho sbloccate quasi tutte. Sembriamo i cavalieri dello zodiaco d'oro. Bellissimo. Comunque, entriamo in gioco e continuiamo. Dicevamo 725. Infatti, questo oggetto, che è potenziato 5 su 5, supera questa threshold, questo breakpoint, proprio perfettamente. E infatti, nonostante sia un guanto sacro, è l'una delle ultime cose che ancora devo cambiare, perché tutto il resto è ancestrale, fondamentalmente. Perché ha delle statistiche ottime, proprio perché ha scavallato il 724 diventando 725, proprio per un punto, ed ha delle statistiche incredibili. Guardate, intelligenza 59 tra 42 e 63 è praticamente identico a questo, che è invece 812 più 25 di power level. Quindi capite che fa tanto la differenza scavallare, anche facendo degli upgrade, il 725. Può letteralmente far diventare un vostro oggetto mediocre a livello di roll. Ovviamente le statistiche, cioè gli affissi, non è che cambiano, però se magari sono dei brutti roll o dei roll che pensate che siano bassi, quando scavallano il 725 diventano decisamente migliori. E possiamo, secondo me, testarlo anche qua, live, tra virgolette. Perché qui ho messo da parte un oggettino, andiamo dal fabbro e vediamo se ho ragione. Allora, questo oggetto fondamentalmente ha 708. Quindi se lo porto a livello 4, gli aggiungo 20 punti di power level e diventerebbe 728, quindi scavallerebbe. Quindi vedrete che il più 2 a incenerimento, che è un più 2, invece di diventare più 3, dovrebbe diventare più 4. Proprio perché sale al tier successivo. Vediamo se ho ragione. Sprecherò risorse per la scienza. 1, 2, 3... Ancora più 2, ok? Ora dovrebbe diventare più 4. Non è diventato più 4, però, perché ha rerollato, però ha rerollato sfigato. Perché, come detto, effettivamente quando sale il threshold c'è il reroll dell'oggetto sul tier più superiore. E in questo caso lui ha effettivamente rerollato tra 2 e 4, ma è rimasto 2 e non è diventato 4. Quindi in realtà non abbiamo perso niente, perché comunque il minimo roll del tiro dopo era appunto 2 minimo e massimo 4. Quindi abbiamo avuto la possibilità di farlo diventare 4, però è andata male. Per la scienza posso anche progredirlo a 5, ma non credo cambi, perché ormai è rimasto in quel bracket e non penso che diventerà, che ne so, tipo 3. Dove è finito? Qua. E invece no. Ragazzi, scopriamo cose. Comunque è diventato 3. Però non 4, ecco, perché comunque da 2 a 4, cioè siamo stati sfigati, però comunque si è upgradato. Però questo non sarebbe successo, cioè non sarebbe stato possibile arrivare a 4 se non avesse scavallato il 725 di threshold, che è l'ultima, la più importante. Quindi tenete a mente effettivamente come funziona questo sistema, anche perché letteralmente non c'è scritto da nessuna parte, è stato scoperto. E quindi questa è una bella info anche per i più esperti che magari non sapevano delle threshold degli upgrade degli oggetti.
Quindi con tutte queste informazioni, sia i più nuovi che i più veterani possono essere molto più consapevoli quando trovano oggetti, quando trovano aspetti leggendari, se tenerli per dopo o se usarli subito. E poi questa cosa della threshold è molto importante, soprattutto se siete lì con gli oggetti al limite, potete sapere che potete fargli un upgrade molto molto notevole se superano i 725. Detto ciò ragazzi, io chiudo qua il video, grazie per l'attenzione, grazie per il supporto, dato che con questi video Diablo 4 è veramente arrivato un sacco di gente. Quindi se volete altri contenuti su Diablo 4 c'è appunto questa bella playlist. Se vi interessano contenuti anche su altre cose del gaming, comunque c'è tutto un altro canale, diciamo. Ci sono tante altre playlist di cui parlo di tante cose. Se comunque il video vi è piaciuto potete lasciare un like. Se non siete iscritti potete iscrivervi. Adesso chiudo ragazzi, statemi bene come sempre e ci becchiamo alla prossima. Ciao ciao!